Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore.L'ingresso di Alessandro Basciano ha sorpreso tutti, nessuno poteva mai immaginare che potesse attirare l'attenzione di Sophie S. Soleil. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne si è avvicinato molto alle due geffine, in particolare alla Codegoni. Ma durante una festa di Capodanno, Basciano e la Sorge si sono mostrati molto vicini, soprattutto quando Sophie non era presente. Proprio per questo sul web si è scatenata una gigante polemica. Anche Jessica Selassie ha detto la sua, dato che nei giorni scorsi aveva rivelato di provare un forte interesse per l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. È ambiguo, quando ha ballato con Sole era molto spinto, cosa che con Sophie non ho mai visto fare. L'atteggiamento di Alessandro Basciano ha lasciato tutti a bocca aperta, infatti, le critiche non sono mancate da parte del pubblico, ma scopriamo nei dettagli cosa è accaduto tra lui e l'influencer italo-americana. Potrebbe interessarti anche, Alessandro Basciano ha un accordo con Signorini, tutto pianificato, impensabile. Alessandro e Soleil, il ballo a luci rosse. Durante i festeggiamenti per il nuovo anno, Alessandro e Sophie si sono lasciati andare a dei lunghi baci. Un momento molto intimo e romantico, ma che è stato rovinato subito poco dopo l'avvicinamento con Soleil. Infatti, durante una festa di Capodanno, Basciano e la Sorge hanno cominciato a ballare in maniera sempre più sensuale e il contatto tra di loro non è mancato. Lui le toccava i fianchi e il lato B e lei ha continuato a ballare. GF VIP, Alessandro Basciano e Soleil Sorge. Un momento a luci rosse che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta, dato che sembra che si siano avvicinati così tanto perché Sophie non era presente. Come reagirà quest'ultima quando lo scoprirà? Non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello VIP. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.